E siamo qui riuniti in questo What? Che ormai ci fa compagnia da quanti mesi? Mille, mila. 4 mesi. Questo era l'urlo di sconforto di Shield for Life che mi sta accompagnando con malavoglia, però lo sta facendo lo stesso in Lo questa faccio avventura. partire Ciccio Sector. Finite MK, vi prego, vi supplico. Il problema è che credo durerà ancora un po' sto gioco. Comunque niente, raga, bando alle ciancerenze, cioè proprio riduciamolo all'osso. Io direi tanto i link lo sapete che stanno in basso, tutto lo sapete che tutto... Oh, via. Qui sotto. Amore, Amava tra Goro. Goro. Non dice manco più le cose, sto cercando di ridurre tutto all'osso, Ormai. proprio per giocare subito direttamente. Chissà cosa ci aspetterà dopo Mortal Kombat. Cioè. Avreste fatto molto meglio Addio. a morire nella mia tana. Riconosco questa voce. È Goro. Anch'io, è Goro, sì. Io pensavo fosse Shao Kahn. Ma non doveva occuparsene Sub-Zero. Ma se Sub-Zero è andato a prendere scorto, cosa C'è un dici? F1, eh. Che ti devi sta a te. No, ti prego. Ho premuto L1. È bello che io, il mio personaggio ti guarda e dire, anzi, buscalo. Sentiamo male con Mortal Kombat. Aia. Cose due. Sub-Zero si è rotto le scatole, chi mo fa fa? No, vabbè, Sub-Zero ha inseguito Scorpion, che suo... Acerrimo nemico. Ho il cacchio che mi avvicino a te. Ci metteremo 2 anni, ma ti uccido a forza di cappellate. Suona malissimo così. Salta. Ma come mi ha preso che avevo saltato? Ma salto! Perché mi prende? No, no! Perché si è velocizzato in un attimo? Oh! Vabbè, balla tu. Ma... Fatality. Noi facciamo la fatica, arriva lui e si prende la gloria. Ma mira chi. Ah, mamma, che tristro. Sto Dovevo essere io a uccidere Goro. Sono io il campione di Mortal Kombat.
l'eroe dell'Earthrealm. Cosa? Cosa? Meglio che iniziate a fare subito come vi dico. Ma ti rendi conto di quello che stai dicendo? Solo quello che Raiden avrebbe dovuto dirti molto tempo fa. Non dovresti voltarmi le spalle, Kung Lao. Aia! Ottima mossa, Shang Tsung. What? Forse non ho più tanta voglia di stare al tuo fianco. È proprio ciò che desidera Shang Tsung. Ascoltate, Shang Tsung cerca di mettervi uno contro l'altro. Scusa, quando è che si sono separati Kung Lao e... Infatti, in qualsiasi persona. Allora non sapevo che fosse Shang Tsung. Avevo cercato di avvisarvi. Poi mi resi conto che se poteva assumere il mio... Perciò non mi faceva fare la fatality, perciò. Così vi ho seguito attraverso il portale, aspettando e osservandovi a distanza. Per quanto Shang Tsung sia spacciato per Liu Kang? Da quando ci siamo separati durante lo scontro con Goro. Comunque, Kitana tende ancora di essere salvata. Una ragazza? Com'è, carina? E Liu Kang non ha risposto nemmeno. Per Johnny Cage ho in serbo qualcos'altro. Seguimi. Oh no. Guardalo che sgradasso, come cammina. Spettere di fare F1. Devo dirlo, è stata fin troppo facile. Vabbè, perché abbiamo imparato. Hai acquisito l'abilità del doppio salto. Ah. No, potevamo già fare il doppio salto prima. No, il doppio salto no, così. Così no. Poi c'è un'altra pallina. Cos'è che con questo doppio salto ti ricordi quel coso nella foresta che non riuscivamo a prendere? Il tempio che dove fai il tributo. Dove ci sta pure quello... Erron? Sì. Dove si va? Non lo so. Cioè dobbiamo tornare indietro. Oh no, aspetta. Forse c'è qualcosa che dobbiamo usare la nuova abilità qua. Ma che è messo? No, dobbiamo tornare indietro. Come? La disfatta di Shang Tsung è ormai prossima, ma c'è ancora una cosa che dovete fare per fermarlo. Solo nel Netherrealm troverete la chiave per sconfiggerlo definitivamente. Potrete accedere a questo reame attraverso i portali. Vedi prima di caricarci la vita. Certo, ho già sentito gente. Scusa. Ok, a fine questo ce la togliono, possiamo di nuovo ricaricare, eh. Ah! No! E mo? Ah, ci dobbiamo arrampicare qui. Cioè, magari mio personaggio decide di muovere. Un attimo. Ok, vai, vai. Quelli qua, quelli qua. Dobbiamo andare a salvare. Vai, salva. Cioè, carichiamoci, scusami. Tutto.
un'altra bottina, vai. Vuoi darne un'altra? Sì, ancora una. Susie odia questo gioco. Ormai calcolate che prima ho fatto talmente presto che l'ho posato il gioco, non vi faccio vedere manco più. E va, cioè... Zalba. Vabbè, a questo punto fa ne un altro. Tanto lo sappiamo che non si riempie tutto così. Ci sta sempre quel pinghilino rosso che ti lascia. E noi li ricaricheremo tutto. Ok, facciamo pure F1. Bravo. La puzza letale. La puzza letale. Un salto lungo, non lo sappiamo già. Oh no. Oh, quello ci vomita addosso. Il classico stage Mortal Kombat. Ah, se li butti là crepano. Oh, questo sta pure in Mortal Kombat Mythologies Sub-Zero. Combatti contro ci combatti contro Reptile. Qua? E la porta. Ci ho capito, però ogni volta non c'è bisogno di far vedere la mini animazione che si sbruccia. Che palle. Boh, capito, via via. Oh, questo è un coso. Dove? Hai sentito che ha fatto il verso Owo? No, cosa? Si è fermato sul bordo. Quanti ancora ne abbiamo ucciso? Ah, ha smesso di farlo quel coso. Ma secondo me qua continuano a uscire. Mannaggia, no. Ma non si apre la porta. Ah, guarda, i ganci. Non mi ricordo più com'era, ok, così. Lascia il gancio. No, dai, è esploso. Eccolo là, è un... Guardate che tu sei il maestro di ganci. R1 più triangolo, vieni di qua, dobbiamo portarlo. Io R1 più triangolo faccio quello la roteata. Devo fare? No, ma no. Vabbè. Ma la dici prima, sembra oggi, sa. Pericolo. Ma non vedo più ganci, dove...
Manco io vedo Genji. Vieni qua. No, devo abbassare un attimo la finestra, attenti. Ok. Eccolo, eccolo. Non è che ci conviene ricaricare lo stato che abbiamo più vita. Vieni qua, spostati da lì. Ecco qua. Alleluia. Poi. Ma rompe il cazzo tu. Qua. Oh mamma mia, che palle. Sì, però cioè, fanno sta cosa che non ha profondità. Non ha profondità. Proprio la zero profondità. Ehi cazzo, compiccati. Sanchiu, vieni di qua. Eccolo là. Io avrei nascosti, avrei messo invisibili. Forse. Numi. Ah, fa culo, toglio dei maestri. Hai acquisito l'abilità di oscillare sulle aste. Aggrappati ad un'asta orizzontale e inizia ad oscillare. Ah. F1. Non è che c'è un'asta per pia sto cosa. Vadi dal cazzo tu. Oh, wow. No. Cioè vedi, mo l'hanno messi ancora più alti. Ah, ma spero. Immagina arena.
Ho capito. Forse premavamo insieme. Dai, dormi. Sono... Ah. Che va per prima? Oh mio Dio, sta cosa dell'oscillare la prevedo proprio catastrofica. Ok. No. Oh, qua sei. Non voglio l'esperienza. Ah, la vita, esatto, un po' di salute. Se si spara. No. No. Qua era uscito un portale. Non si apre. Ma era uscito tipo di qua, l'ho visto di qua. Oh. Si era aperto qua il portale. Non esce il ponte proprio il portale. Mi sa che quasi scende allora. Ah, cosa poi dovevamo fare? Solo un guerriero che ha conseguito abbastanza vittorie nel torneo può passare. Ho capito. Solo un guerriero che ha... Ancora una ce ne manca. Che palle. Non si sale da qua. Noi dobbiamo tornare indietro adesso. Terre desolate. Aspetta. Io c'ho il video del walkthrough. Sì, sì, tu tappi, chi coro. E questi. Fight against Scorpion.
Ah, ok. Ok, perfetto. Ok. Sì. Non qui, non qui. Senza sia di Maria. Ah. Io non l'ho mai notato. Questa zona con le aste vive. F1. Si sente l'aspirapolvere in live? Sì. La scelta è facilissimo, dai. Premi la X verso la direzione dell'asta, vai. Pure di qua, vai, senza pensare. No, però aspetta che vado indietro. All'indietro, vai. Ecco così. Vai. Ok, facilissimo. Oh. Oh. Oh, sbrigate che sta arrivando il cicibello là. Dai, yeah. F1. Mi ammazza. Material. Si sente ancora l'aspirapolvere? Sì. Cioè, se lo sento io. Adesso dobbiamo menare Scorpion. Sì. No, Scorpion! Non voglio picchiare! Sì, picchiavo tantissimo. Come mai noi possiamo entrare e sopravvivere nel Netherrealm? Credevo che solo i malvagi e le anime corrotte potessero entrare in questo reame di pura malvagità. Cosa credi sia successo alla vostra anima ogni volta che avete ucciso qualcuno? La malvagità sta corrompendo il vostro spirito. Dovete essere forti se non volete perdere la vostra anima. Ok. Non credo che Raiden riuscirebbe davvero a farlo. Cosa? Credevo che non potesse usare la magia in questo mondo. Che ha detto? Ha detto che gli sembra strano che Raiden possa utilizzare la magia nel Nether. Ah. Quello non è Raiden. Vabbè, perché se va ci potevamo... Ah, boh, tanto faccio F1. Per sicuro. Ah, ma siamo già belli carichi, pensavo fossimo... Infatti. Ma qua ci sta una cosa, là. Cioè, F1, Guarda, c'è un libro di Doom Eternal. E non è. Cioè, perché non possiamo salire qua sopra? Andate, Affanculo, dai. C'ero riuscito. Dai, piglialo. Ottimo. Nuova immagine arena. Ho finito con Glau. Eccolo qui. Ma se poi paga si Scorpio. Che va là? Noob. Menalo, menalo. Ma no, suo fratellino. Restate dove siete o vi fermerò io stesso. Sub-Zero. Cosa è successo a Scorpion? Credevo che lo stessi cercando. Infatti, Scorpion è ancora qui. Ma non vi permetterò di affrontare Noob Saibot. Noob Saibot? Potrebbe essere Shang Tsung, per quel che ne sappiamo. Vuole impedirci di prendere la chiave per salvare la Terra. Non temete. Non è al servizio di Shang Tsung.
Egli è stato posseduto da un Elder God. Non c'è solo Shang Tsung che vuole conquistare l'Earth Realm. In tutto questo sono coinvolti gli dèi in persona. Come sai che Noob Saibot non c'entra nulla? Perché credo che lui sia mio fratello. Se volete fermare Shang Tsung, sconfiggete Scorpion. Dove si trova? Il Nether Realm è sconfinato, ma sarà Scorpion a trovare voi se rimarrete in questo mondo. Se tuo fratello è stato davvero posseduto, come intende aiutarlo? Cercherà nuovamente di ucciderti. Troverò un modo per liberarlo. Questo potrebbe richiedere molto tempo. Impiegherò il tempo necessario, né più né meno. Ma trovare Scorpion sarà sicuramente più facile. Lui vuole uccidervi. Easy. Ammazzo io Scorpion. Non tocco le ciccio Scorpion. Ma non ho capito, ma se mo avessimo avuto Sub-Zero e Scorpion, come funzionasse? Cioè picchiavi Scorpion e picchiava Scorpion. Sì. Si spacca sto modo. Dai Scorpioncino, dove sei? Eccolo. Eccolo. Vieni, vieni. Ah, che bello, sì. Che botta. Non posso menare Scorpion, vivi. Dov'è? Che facevi merda di allogato, scusa. Ma il fuoco non gli fa nulla, mi sa. Ha fatto di fuoco. Ah, invece sì. Ma guarda Render, ti amo Risto, merda. Sì, sì, te ti picchi, sì. Dove scappi, stronzo? Si sa, scappa sempre, guarda. Appena brusca scappa, sto stronzo. Dove vai? Guardalo, vigliacco. È un vigliacco. What? Sei un vigliacco. Ah, non so. Ho capito bene cosa ho fatto. Qua. Sei un vigliacco, sei. Ma come cazzo è possibile? Ma levati, vedete, coglioni. Aia. Non si capisce un cazzo, Rich. Oh, scendi da qua, ok. Piano, piano. Di qua. Ok, qua. Levati dai coglioni. Ah, muoviti a sali shield. Ah, come hai fatto infuocare. Oh, la vita, bastardi. Me la potrebbe. Guardalo fiero, guardalo. Non si stai mo. Ma se io vengo vicino a ti meno. Ah, non lo posso fare, bastardi. Ma prendiamo anche i proiettili. Scorpione si è incastrato nella piattaforma. Scorpione si è incastrato nella piattaforma. Ah, interagisci. Dovremmo fare tipo un provo la tua forza. Piattaforma.
Me la vivi! Vieni qui! Pezzo di merda! Vieni tu qui! La mua! Ce l'ha con me! Cos'è perché li facciamo... li ammazziamo più facile? Perché faccio più danni io! Ah, sei mio, sei... Muori! Eh no, donna. Oh my god. Boh, siamo? E là. Lo sapevo io che ne era morto. Capito, però abbiamo un po' troppo poca vista. Infatti mi sa che la prima volta che ci farà morire ricominciamo dal checkpoint. Attaccalo da lontano. Aia. Ho detto perché il Kung Lao è affamato, una cosa del genere. Boh. Il problema è che cominci dallo... Se. Sì, ricarica lo stato, va. Non riesco a soffrire qua. Prendiamolo da lontano, da lontano. Sta avvicinando troppo. Oh. Oh. Vabbè. Usa il mio cerumone con le fiamme. Occhio a quello con le fiamme. No, mi ha preso. Grande. Vedete. Era lui. Madonnine. Ah, le fiamme girano sempre intorno, Shield. Io devo stare al centro. Occhio, occhio, occhio. No. Oh.
No! Grazie, Riffy. Centro centro, vedi? Si pigliano le fiamme. Ma lui sì però. Guarda sempre il calcio volante, pezzo di merda. No. Dio. No, cazzo, cosa vuoi dire? No, non ti avvicina. So close. Morì. Massa citazione a Terminator. Così? Eh? Questa citazione a Terminator così? Aspetta, c'è il medaglione. Ah, quello che ci serviva per aprire quel cancello. Mm-hmm. Citazione così a Terminator, dai. Dammi la vita. Non sia mai, qua c'è dato troppo di vita. Vabbè, aspetta. F1. Ma fammi vedere se... questa mi può servire. Vedi se puoi mettertela pure tu quello per il cappello. Io ho 40.000 punti esperienza. No, quella per lanciare il cappello, Shields. Che vedi? Speciali? Speciali, eh. Qual è il pulsante che lancia il cappello? No, questo lo roteggia. È con cerchio. No, sì. Prendo un po' di tutto, va. Fatto. Quella che quando fai che picchi da mentre sei in alto. Hai visto? Mi salva. Buono, buono, buono. Dai. Pericolo, sì. Vai più a destra. Ok. Ma da sotto pure andava bene là. Ma dove sei? Mi sa di qua. No, ah, non c'è niente. La catena qua. Da qua, forse?
Fuggi. Che è successo? Sei venuto tu? Oh, Ita. Ita. Questa cosa che ogni volta ti devi abbassare, ma daccela direttamente, no? Ma infatti è una cosa allucinante. Siamo al 50%, eh. Oh. Dai, salva, salva. Salva, salvaci, salvaci, salvaci. Nella pazziella stiamo giocando da un'ora, eh. Mm? Hai salvato? Un attimo. Detto, nella pazziella stiamo giocando da un'ora. Mm. E non abbiamo fatto un cazzo. Vabbè, oddio, abbiamo picchiato Scorpion e Goro. Come ce l'aprite questa sfaccimma di porta? Facci vostri. Però quando a terra fa. Ora non ti resta che sconfiggere Shang Tsung e salvare Lord Fralm. C'è un portale che ti condurrà in un luogo dove Shang Tsung sarà estremamente vulnerabile. Shang Tsung. E siamo alla fine. Speriamo. Oddio, ho letto Netherrealm 50%, ma forse le cose collezionabili. Sono preoccupato per Kung Lao. Sembra diverso. Si comporta in modo strano. Johnny Cage mi ha detto che Shang Tsung aveva assunto le sue sembianze. Grande Susi. Credi che ora si sia trasformato in Kung Lao? Non ho considerato questa possibilità. Tu cerca sempre di stare in guardia. Un portale ti condurrà alla fonderia. Devi trovarlo se vuoi sconfiggere Shang Tsung. Andiamo a menarlo, va? Aspetta. Vabbè. Oh, scusa. Vedete se quelle statue si spaccavano. Tanto la vita. Tanto non ti avrebbero dato vita, quindi. Fonderia F1. Siamo nella fonderia Argent. Ah no, aspetta. Forse è cosa per salvare. Oh, guarda qua i scimmettoni, da quando te? Cosa è successo? Salva, salva. Ti stai vedendo il film di Doom, Susi? Meglio che tu vedi da solo, perché io non so se ho il coraggio di rivedermi quel film. Quello con The Rock? Sì. È troppo. Però quello mio devo rivederlo, pure sottotitolato in qualche modo. Oh! Questo che gli ho fatto? No. Oh, dalle a mangiarne. Ui, hai tagliato la testa. Bello. Non è che questi cose li dobbiamo mettere da qualche parte. L'ho preso un filmato. Una cosa che odio, ma mo vado in pausa. Una pistola. Qui non sarà di nessuna utilità.
Nemmeno contro Jax. Sei tu, Kung Lao. Raiden mi ha detto che presto saresti arrivato. Raiden? È stato lui a guidarmi fin qui. La mia missione è quella di salvare l'agente Sonya Blade. Sonya Blade è qui? Così mi ha detto Raiden. E tu lo conosci meglio di me. Da quanto tempo sei qui? Non so. In questo reame il tempo scorre in modo diverso. Settimane, forse. E Raiden è sempre stato al tuo fianco? Quasi sempre. Dice che qui i suoi poteri sono molto limitati. Al massimo puoi intuire e farmi da guida. Ora devo proseguire. Sono venuto dalla Terra per salvare Sonya. Cemero, vivi! Muori! Muori, bastardo! Impazzito scelto. Ok, mi sono ripreso. Brucio! Ma perché perdere vita così a prima? Ma perché no? Devo arrampicare? Mi brucia! Di qua, andiamo. Oh! Mannaggia! Fermati! Dai più dietro! Passa, passa! Oddio mio! Sempre più alto! Dai, impressionante. Wow, sei impressionante, brottore, brottore, sei impressionante. Ancora uno l'abbiamo trovato. Ah, sotto, qua, vieni, vieni. Telecamera? Grazie. Qua? Qua da dove sono venuti questi. Eccellente. Aiuto le braccine. Di qua, vieni. O di qua. Arrivo. Un F1. Metti alla prova la tua forza. Ma questi sono facili, dai. Sembrano difficili. Eccellente. Ci si apre, mo. Adesso si chiude, come immagini? Si è aperto, possiamo andare! Allora di là c'è qualche segreto, ti giuro. O ci sarà la morte. Qua, vedi? Ma dai. Questo, questi sono i nemici. Sì. Eccellente. Quasi fa. No, non andare se dice esci. Se dice esci non andare. No. Dobbiamo andare prima alla porta sopra. Non dire che proseguiamo a cazzo. Qua dentro. Qua destra. Niente. Dentro. Ma guarda di qua. No, ah, queste sono le nuove armi. Sono malissimo, sono molto utili. Beh.
Cos'è sta roba? Una forza straordinaria, una forza magica. Ah, allora mi sa che dobbiamo andare a forza di là. Sicuro c'è qualche leva da premere. Fa cadere di continuo nel fuoco. Adesso in due mi sono mosso. Però devo buttare nel fuoco. Dici? Sì, hai ragione. Come gliel'hai buttato bellissimo. Pam, proprio. Mo che fa sto coso. No vai, oh. Andiamo. Ah, chi è Kintaro? No. No. Hai visto che è tornato anche adesso nel roster di Mortal Kombat 11? Ho rubato le frittelle di spinaci. Mmm. Che senso che è tornato nel roster di Mortal Kombat 11? Bravo, bravo. È tornato... No, Shiva. Allora, credo che si chiami così. Giganci, giganci, Shield. Ah, i ganci, non ti calci. Dove sono? Io non mi vedo. Non hai a lasciare due poveri. Brucio pure io, figazzo in mezzo. Se ci sto capendo un cazzo. Thank you.
vieni più qua che gli do i pugni. Vabbè. Se ste mette le buttiamo nel fuoco. È morto? Dove volevo stare? No. I ganci, per forza. Che cazzo però. Dio mio, se lo odio l'effetto che ti fanno queste armi. I pugni nelle mani. Come sono le frittelle di spinaci? Ho fatti torna due. Uffa. Io manco vedo dove sto. Cristo di sì. Avangulazione. Da lì manca sta zeppa. Mi raccomando, non buttarlo nel fuoco a questo. Poi vedi che poi le due fa la mossa che butto neanche. Madonna che fastidio. Ah, pigli fuoco pure tu, Ma perché non si conficca? Guarda! Vabbè. No, vabbè, ci credo. Ne vorrei altre 10. No, ma cioè ti rendi conto, sì. A che livelli? Dove sono? F.U. Bre. Oddio mio. Ma io voglio capire, sto cazzo di gancio sta... Niente, non sei più. Ah, Dio mio. Ma vammo. Dio mio. Ah, che si è aperto là. No, Cosa? Ah.
Ah, quelle sono spine, pensavo. Robbe per. Ah, aspetta, guarda che gli dobbiamo conficcare questi. No. No. Ma che cazzo abbiamo qua sopra? Questa è una porta, che? Oddio mio. Ciao Team Fake, buonasera. Ben fatto. È da tanto che non uso Twitch. Come mai? Come mai? Mi sa che sono sparite le spine là. Madonna. Se no scusa, come ci andiamo lì? No, ci sono ancora. Non so se si è aperto qua. Da là. Come si va della scusa? Noi dobbiamo scendere giù di nuovo. Lisci. Ci credo, guarda. Tu non rompere i vita, 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 vita. Milioni. Grazie. No. Come si va lì? Beh, scusa, teoricamente abbiamo finito in questa stanza. Ah? Teoricamente abbiamo finito in questa stanza. Ah, guarda lì, guarda lì. Dove? Non ci stanno i cosi che ti devi vedi. Le sbarre? Devi... Le sbarre. No. No. Non può ripreso. Eh beh, ci sta a prendersi una pausa da lì. Cioè, vediamo se facciamo. Andiamo F1, voglio vedere. Qua no. Eccolo, questo volevo fare io prima. Aia. Aspetta un attimo, visto che abbiamo capito come si fa. Penso che perdiamo la vita gratis. Sì, sì, così si fa. Ecco qua. Per forza. Però stiamo andando avanti senza l'ausilio del gameplay adesso. Ci stiamo arrivando... Cosa vivi? Senza vedere i gameplay ci stiamo arrivando normalmente. Un'ascia. Quella serve per spaccare i pietre, sicuro. Cristalli? Specie di cristalli, sì. Voi? Aspetta, vedi se ci stanno ganci prima di ammazzarli. Noi dobbiamo sì, mettere due ganci. Due ganci ho visto, vieni qua. Eccoli qua. Capito un cazzo. Ma quello è chi sta con un bocco? No, no, non mi... Guarda, ti odio. Ya morì. No, sbagliato. Ah,
schiaffone. Questa è la Bud Spencer Fatality. Non era tipo la prima che andava a ciò. Buonasera. Ma no, questa è la Bud Spencer. Vediamo mossi due, come menarli là dentro. Sempre che si menano là. No. Io. Io non ci sto capendo niente. È perché sta quello che butta il fuoco, che rompe il cazzo. Ma se ce ne andassimo, no. Dobbiamo fargli qualcosa a questo. C'è il coso lì che sta schiacciando la mezz'ora, lo vedi al centro della stanza. Questo. Dici che là lo devi buttare. Conoscendo sto gioco il cacchio. Sì. Vai, vai, vai. Tu dici che vanno lì? Secondo me no. Vivi, è l'unica cosa interagibile. Un po' di salute. Oddio! E come ce li butti lì in mezzo? È impossibile! No, secondo me non devono andare lì in mezzo. Io vorrei fare una cosa. No, però aspetta. Di mezzo subito questo, perché ci fa capire il cazzo. Ma no, che burdello. Sì, sto gioco è così, Mimuzzo, ci fa caso. E cercare di capire levando questo dai coglioni. Se li menassimo normalmente. No. Meniamole e basta, vediamo che succede. Potrebbero metterlo Bud Spencer come personaggio di Mortal Kombat. Magari nel prossimo. Però tu lo sai già che devono mettere anche. Quindi veramente?
Antonino. No, è una macchina. Con la sua fatalità. Addio. Si è aperta la porta. Dovevamo menarli e basta. Noi tutti a scervellarci, di buttare la mena, le ba. Uova tagli amano. Infatti non capisco perché a Liu Kang l'hanno fatto così. Cioè è fastidioso, dopo un po' è fastidioso. Si è aperto dall'altro lato o sbaglio? Ecco, lo sapevo. Sto macello per pianascia di merda. Questo si chiama allungare il brodo. Quando prima Software House dice come si allunga il brodo. Ah, comunque Mimuzzo Fake, questo è un gioco per la PS2, se qualora vorreste giocarlo. Non ve lo consiglio. Che cos'è qua? Che dice? Metti alla prova la tua forza. Straordinario. Straordinario. Beh, ecco, posa. Dove? Vita. Uccidimi, vivi. Tagliali in due. Oh, ti allarga verso di me. Boom! Un altro buttato a fa culo. Vieni qua. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Ah, al culo. Ok, possiamo credo andare dai cristalli, Sicuro. C'è anche Solid. Buonasera. Qua c'è una... Il tuo gioco, come posso dire? In che senso il tuo gioco? Questo? No, ma è chiuso lì, scelto. Ne so. A me ha perso la cognizione del tempo. Non per il coronavirus, per questo gioco. Che se, questo è uno dei tuoi giochi che preferiti della PS2. E come posso averlo? Comprato. Si trova su eBay, facile pure. Aspetta. L'esperienza ce l'è tutto. MK sono appa. Mi piace tanto. No, vabbè, si trova anche online. Comunque, non ci vuole niente. No, ma non è su PC questo. È della PS2. Ah, fa malissimo sta cosa. Ovviamente pulisci mattino. Ma stava infestando. Di qua da stava andando. No, sopra, 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 sì. Oh! Si è rotta l'ascia, scemo. No, Vivi, non puoi dirmi questo. Corriamo very fast. Qua.
spacca. E uno, due. F1. Oh! Ah! Magari ce la possiamo andare direttamente, no? Magari. Dove sto io? Non ci sto capendo niente. Prendere c'è lo schiaffo dal nulla. Vai, 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 non lo vedo, no. Ma sto cosa è merda. Ando lì, per il Sega Saturn. Io invece il primo Mortal Kombat che ho giocato era in sala giochi, il 2. Nella sala giochi. Cosa l'arena è scioccata? Il comportamento di Raiden non mi convince, Liu Kang. Non so se possiamo ancora fidarci di lui. Raiden aveva ragione. Tu non sei Kung Lao. Tu sei Shang Tsung. Siamo alla resa dei conti. Non mi lascerò ingannare di nuovo, Shang Tsung. Cosa? Cosa? Ci dobbiamo menare, mo. Ascoltate, non dovete combattere tra di voi. Shang Tsung vi ha usato per accrescere il suo potere anima dopo anima. Siete stati ingannati e lo avete reso solo più forte. Si era trasformato in... Oh! Dobbiamo Raiden, picchiare Shao Kahn. Maestro? Shang Tsung? Mi stai insultando, Pulce. Io sono Shao Kahn. Sarò la tua morte. È sempre figo Shao Kahn, eh? Qualsiasi... Seguitemi se volete sconfiggere Shang Tsung. Lo fanno sempre figo. Se volete morire per mano mia. No, grazie, me ne vado. Grazie, buonasera. Guarda che quel culetto poi c'ha Shao Kahn. Detto seguitemi se volete morire. No, no, grazie, arrivederci. Perché dobbiamo... Cioè, perché? Perché stiamo giocando con... Veramente con la PlayStation 2, vivi. Real Hardware Light. Mi salvato? Sì. Questo posso menare? Ciro, ma quello è Johnny Cage? È Cage? Sì, guarda. È vero. Che cazzo ci fai, Cage? Interagisci. Posso andarmene quando sto solo riposando. E qua? Dai, ci ha imprigionati tutti. Ah, è Kitana quella, eh. Andiamo. Tu ci hai giocato in sala giochi?
Comunque i Sega, sono quelli che mi piacerebbe avere in collezione. Perché sono veramente fighi. I primi due almeno, perché non si trovano facilmente. La vostra presenza qui è del tutto sgradita. Ma come chiunque altro in questo reame diventerete miei servitori, che lo vogliate o meno. No, ti sbagli di grosso. Dov'è Raiden, il nostro maestro? Ah, il vostro maestro. Anche se riconoscete così bene la sua voce, in realtà non lo conoscete affatto. Il vostro maestro è qui e desidera vedervi. Ha ancora un'ultima lezione da darvi. Maestro Raiden, il... È stato posseduto. Shao Kahn lo sta controllando. Maestro, devi combattere Shao Kahn e opporti al suo controllo. Grazie. Grazie per avermi servito talmente bene. Shang Tsung. Ah, finalmente sono tornato me stesso. La vittoria. La voce di Servante. È mia soltanto. Ne sono certo. Sembra anche il narratore di Medieval. Non dovresti essere così potente. Sì, sì, è lui, eh. È ciò che il vostro maestro Raiden vi aveva detto di fare? Dimmi che questa è la fine. Oddio, questo mo si trasforma in tutti i personaggi. Ovviamente sceglie il più cagacazzo perché ti congela. Aspetta. Cosa? Pensavo si fosse trasformato in te, stavo per dire chi cazzo sei. Qual è il vero? Quello che non si fa. Non si fa dare fuoco in reale. Lascialo! Ho fatto la bua, vivi! Penso un giovane, ma che sta pure quello vecchio. Sì. No, dico, sta pure quello vecchio, dobbiamo picchiare. Ah, oh, no, sto. L'ho bloccato, aiuto. No, si è liberato, un bastardo. Come un F1, che ci abbiamo levato un sacco di vite e stiamo ancora bene. Soprattutto come tenerlo a bada. Guarda, guarda. Lo tieni in aria. Come si aggira così, guarda. Oh, mi ha preso. Cattivo. Per me c'è il Linghito, mi sembra un po' troppo facile sta boss fight. Ma dopo dobbiamo picchiare sicuramente per la Shao Kahn. Pensi che Shao Kahn sta là fermo se... Magari. E non uscivo con la Shao Kahn. No, è uccellino. Cosa sei pazzito? Non sei quello vero. Ammazzate. Sei quello vero, quindi chiama ta mamma. Bella! Vai che è morto, vai che è morto! No! Non è morto! No, sì. Ancora! Mi ha fregato, dai! Oh, ma c'è Kano, l'hai visto? No! C'era Kano! Eccolo, lo vedi! Ah! Scrack!
vinto, vivi! Il mio potere in questo reame è illimitato. Anche chi cerca di tradirmi in realtà è sottomesso al mio volere. Non riesco a capire. Shang Tsung si è spacciato per il vostro maestro Raiden e vi ha sfruttati per tramare contro di me. La sua forza veniva accresciuta dalle anime delle vostre vittime. Voleva sfruttare questo potere per eliminarmi e diventare il dominatore assoluto di Outworld. E ora, come potrei sbarazzarmi di voi? I miei sudditi... No, stanno chiamando Kintaro. ...hanno espresso la loro volontà. Circa una volta ogni mille anni il re è costretto a ubbidire al suo popolo. Circa una volta ogni mille anni. Infatti, ecco, l'ho detto io che sentivo a Kintaro. Poi dobbiamo picchiarlo, poi dobbiamo picchiare pure a quell'altro. La E se invece prima di ciò che dobbiamo picchiare pure Shiva? Secondo me dobbiamo picchiare pure a Kano che sta là legato. Non possiamo andarcene, intanto abbiamo ucciso Shang Tsung. No, vivi. Possiamo andarcene, scappiamo a gambe levate, abbiamo ucciso Shang Tsung. Sasonia là, la dobbiamo salvare. La riportiamo in vita con le sue del grado. Upsi, l'hai sentito? L'hai sentito, sì. Oh, questo si... Ah, via con me. Ah, non si incendia sto stronzo. Oh, però sta mammenate brutto. Ma tu lo meni dall'alto, io lo brucio, vai. Spero che devo mettere il danno bonus. Aia. Ma che finiscilo che è morto sto scemo. Aia. Qua insieme. No, volevo ammazzare io. Vai, vai. Dai, ti faccio ammazzare Shao Kahn. Aia. Oh, no, gli strappa le braccia così, io per forza che ci vuoi. Kintaro, quanto è inutile? Kintaro è sempre stato inutile. È il fratello speciale di Goro. È la brutta copia di Goro. Abbiamo vinto, vivi! Siamo liberi! Oh, là, vai. C'è qualcosa in voi che risveglia il mio insaziabile spirito di conquista. I nostri compagni, dove sono? Combattete per la loro. Sono lì fuori. Sconfiggetemi e saranno rilasciati. Ho detto che dobbiamo picchiare questo, no? Quando mai? Kan, ma stanno invogliando. Stanno dicendo Kan. Questo sarà uno solo duro. Ti scommetti? Prendiamo subito la vita. Come possiamo batterti? Se modo lo dice. Fai un F1 veloce al volo, vivi! Beh, siamo nero? Oh! Non vedo niente! Oddio, vedo nero. No, capisco cosa stia succedendo. Ma secondo me fa parte del gioco sta cosa, credo. Secondo me sei solo buggato. Lo dici? No, vedi, è finita la musica. Quindi? Oh! Si è buggato il gioco! No, dai. Ci credo. Hai fatto un F1 prima di sconfiggere a Kintaro? Sì, sì.
Bene, allora chiudere la vita. Ho fatto quando era a metà vita. Vabbè, lo rigonfiamo di botte allora. Ma perché sta cosa? Dai, non si può buggare al finale sto gioco maledetto. Poi mi spacco tutto. Vado alla Midway. Ora si chiama Earthrealm, Netherrealm. Spacco tutto. Vai. Vai, uccidilo tutto in cara adesso. Ma è la stessa mossa, io credo. Sì. C'è F1? Sì. Fatto. Questo non si può saltare sto film. Qualcosa in voi che risveglia il mio insaziabile spirito di No. Questa. I nostri compagni, dove sono? Combattete per la loro libertà. Dove sono? Li hai visti in prigione prima, gli altri due sono qua fuori. Ma sei rincoglionito. F1, vai. È mai fido di risentire di nuovo tutte le stesse cose. Come possiamo batterti? Non ci credo. No, vieni. Ok, dobbiamo picchiarci con Shao Kahn. È il finale proprio. Morto Shao Kahn, tutti a casa e... Ah, ma è... È il video che deve continuare, perché non è che dobbiamo picchiare noi, è il video che si blocca, perché continua il video, eh. Dici? Sì, sì, sto vedendo il gameplay. Ma allora, aspettiamo. No, ma dovevamo vedere il video. Perché non ci ha fatto continuare? Wow, però alla fine, che cazzo, raga, ma che facciamo? Sul finale, così. Amore. Mortal Kombat Shaolin Monks PCSX 2 Black Screen. Ecco qua.
Sto guardando, è un momento. Vediamo qua. Ok, ok, questo qua. Sì. Concedimelo che ho messo Parsec un attimo in finestra, che sto guardando una cosa. No, no, sto seguendo i settings di questo, che erano diversi dai miei. Sì, però per dire, quando hai fatto avvisami che sono andato sì. Parsec in finestra. Ok, avvio il gioco. Ok. Più luccicante, no? Tremolia pure. Possiamo batterti. No. Si buga. Dato che c'è un video però. Questo è il video, deve continuare, non deve fare il video mal- nero. Ah, ci lo aspettiamo che finisce. Però cazzo, cioè, non fa vedere. Un vai. Un attimo.
l'ultimo tentativo, se no metto il video e ci vediamo in finale, perché cazzo, che lo dice, ha deciso di bloccarsi alla fine, che cazzo. Come possiamo batterti? Ah. No. Va bene, è stato un piacere. Ma direi che va bene così. Puoi anche chiudere passa, chill. Dici? Sì, sì, no, ma basta. Ora ci vediamo il video finale direttamente. Ah, finisce così proprio. No, ma questo non è il video finale. Avremmo dovuto combattere con Shao Kahn, ma si blocca. E sinceramente non ho più voglia di starci dietro e basta. Che cazzo, è solo problemi da sto gioco. Sto di gioco più problematico che abbia mai fatto. Su però lo spiego che devo accendere la luce. Quindi direi che adesso ci vediamo il video finale direttamente. Peggio di Wolves of Midgard oppure questo sale in classifica? Fate Doom. Che senso fate Doom? Alright, hello everyone, it's JStar321 here again. Il problema è che questo parla sempre. Allora. Shut the fuck up. Ci dobbiamo sentire a questo cretino nelle orecchie. Vedo intanto che vedete questi che si menano. Ok, questo non parla, quindi addio a questo che rompe il cazzo che parla. Ok, però da Sub-Zero. Allora, praticamente a noi si fa scedere. Kintaro l'ha momenato. Khan, vedi, questo è il video che ti ho detto che deve continuare. Vedi, e noi questo sentivamo solo l'audio e basta. Vabbè, qua se menano. Lo devi di nuovo mena. La seconda fase col martello.
Ok. Poi arriva che gli fa la fatality finale. Che brutto Shao Kahn senza. Scelte sardo, sì. Ah, dice la battle mode di Doom. What now, Master Raiden? Shao Kahn has been destroyed. You have brought life and prosperity, not only for Earth, but for this realm as well, my warriors. And you have freed the spirits of your ancestors from their inability to lay their lives down for each other and work together. You fought bravely, Liu Kang. Thank you, Kitana. So what happens now? I will try to rebuild this realm according to my true father's wishes. I meant between us. Whoever said anything about there being an us? She's hot. She picks Liu Kang over me? What's wrong with this picture? Maybe I have time to find that clone of hers somebody mentioned. Did I really free my ancestors? This was the plan of the Elder Gods, Kung Lao. This was the reason you were allowed to follow the enemy's plots. What the enemy means for evil, a greater force will always turn for good. You have freed the past and future. Well done, champion of Mortal Kombat. Now come, it is time to return home. E Sonia? E Sonia è morta. Dov'è Sonia? Ma qua ci stanno tutti sotto tutta la musica. Quan Chi. Era ovvio che finisse con qualche cosa. Secondo me questo fa da prequel a Mortal Kombat 9. Dici? No. Mortal Kombat X, perché nell'X c'è Quan Chi che c'ha appunto il diamante. C'è il diamante, scusa. Non è uscito. Il medaglione per risvegliare Shinnok. No? Comunque Sonia, io voglio capire Sonia che fine fa. Sonia è morta. È morta infatti, perché vedi, non c'è il coso della vita sulla destra. Qui c'era Sonia. Sonic Kino ce n'hanno dietro. Beh, non ci sono più. Mi sa che viene tipo sacrificata. Boh. No, non ci sono già più. Vedi, c'è sulla destra qua, c'è... Non deve essere Kano. Kano a sinistra e Sonia, però vedi, c'è il coso della salute. Boh, sarà impazzito il gioco. Vabbè. Mi dispiace che il finale lo siamo dovuti vedere così, ma guarda te, se non doveva darci problemi fino alla fine sto gioco. Per la gioia di tutti, mia compresa, di tutto il mondo, Mortal Kombat Shaolin Monks finisce Quinto. Qui. E per carità, la trama del gioco è pure bella, però il gameplay, porco Giuda. Credo che se volete giocarci in maniera tranquilla, non utilizzate l'emulazione, giocateci sulla PS2 se ne avete la possibilità, sicuramente ve lo godrete meglio. È stato un non piacere, ma io credo che i problemi sono dovuti all'emulazione, non è il gioco in sé che è brutto. Lombardo, stavo appena concludendo questo gameplay di Mortal Kombat, ci vediamo a breve in live. Grazie Shield per aver supportato tutti i problemi. Ma grazie di che, Shield? Grazie a te che hai sopportato tutta sta roba, però è finita, basta. urlalo mentre ti vedi. Finish. Posso andare a morire in pace adesso? No, perché arriverà Shinnok.
Easy.